Buongiorno, sono Serena Causo e vi illustrerò il contenuto del poster su MDE, il nuovo approccio europeo alla compilazione delle statistiche sul commercio intercomunitario di beni. Questo lavoro ha visto coinvolti sia colleghi statistici della Direzione delle Statistiche Economiche, con me Diego Belisai e Silvia Russo, e colleghi informatici Pier Francesco Aureli, Cecilia Catalano, Mariano Crea, Daniele Raffaele e Maria Carmen Zuncarelli. A partire dal 2022 il regolamento EBS introduce un sistema innovativo alla compilazione delle statistiche sul commercio intercomunitario di beni, un sistema che sarà basato sulla condivisione armonizzata a livello europeo di dati, infrastrutture e metodologie. In pratica verranno scambiati fra Paesi membri i microdati di export per fornire ai partner una fonte per la compilazione dei dati statistici sugli acquisti, estendendo così il principio one soldi di raccolta del dato una sola volta oltre i confini nazionali. Questo con la prospettiva di abbattere l'onere statistico sulle imprese e al contempo preservare, se non aumentare, la qualità del dato prodotto. L'indagine Infrastat, su cui si basa la produzione delle statistiche sul commercio intercomunitario di beni, è caratterizzato da una ridondanza nella raccolta del dato a livello europeo. Pensiamo a una movimentazione di export, ad esempio di un macchinario dalla Germania all'Italia. Questa singola movimentazione innesca due adempimenti: da una parte l'esportatore tedesco invia ad Estatis un microdato che classifica opportunamente la transazione in termini di prodotto, paesi, natura della transazione. E d'altra parte l'importatore italiano invia a Istat lo stesso dato, eventualmente classificato in maniera differente. E questa possibilità di errata classificazione da parte dell'esportatore o dell'importatore è spesso all'origine di evidenti asimmetrie nelle statistiche europee. Il nuovo sistema di produzione basato su MDE consentirà la condivisione da parte della Germania dei microdati di export raccolti, per cui questa transazione, come dichiarata dall'esportatore tedesco e validata da Destatis, verrà comunicata all'Istat, dando così una nuova fonte per la compilazione delle statistiche sulle importazioni intracomunitarie, una fonte aspetti qualitativi uguali al dato che sarebbe stato raccolto dall'Istat e processato dall'Istat, e inoltre apre la possibilità a una riduzione dell'onere statistico sugli importatori nazionali, pur mantenendo, se non aumentando, la qualità del dato statistico prodotto. L'utilizzo dei dati MDE renderà necessario un cambiamento nel sistema di produzione statistico. L'attuale sistema per la compilazione delle importazioni intercomunitarie di beni si basa sul sistema Intrastat. I modelli Intrastat vengono raccolti da parte di operatori che appartengono a un campione con cutoff che rappresenta il 93% dell'import intercomunitario. Il riporto all'universo è effettuato sulla base di dati fiscali. I dati degli operatori esonerati dalla rilevazione vengono caratterizzati mediante ASIA e questo consente di dettagliare la stima in termini di provincia e prodotto. Invece i dati MDE che l'Istat riceverà sono raccolti dai suoi partner su campioni nazionali che coprono il 95% dell'export intra-UE. Quindi coprono integralmente l'interscambio dell'esportatore e possono non coprire integralmente l'import dell'operatore italiano. Pertanto sarà necessario dotarsi di una fonte amministrativa fiscale dotata di elevata tempestività che consenta un riporto all'universo a livello di singolo operatore economico italiano. Tale base dati può essere costituita dall'archivio delle fatturazioni elettronica che ha tempestività elevatissima o in alternativa dai dati BIES che hanno una tempestività tuttavia più limitata.
Se i sistemi di produzione statistica che utilizzino i dati MDE saranno oggetto di sperimentazione nel corso del 2022, l'infrastruttura informatica europea per MDE è già definita e funzionante. I sistemi di produzione dei Paesi membri sono connessi a un hub sito presso Eurostat attraverso reti testa o CCN. I dati MDE vengono inviati e ricevuti utilizzando EDAMIS, il sistema informativo del Single Entry Point di Eurostat. I microdati cifrati sono trasferiti mediante SFTP, oppure con un'applicazione fornita da Eurostat. Questa è una scelta del paese membro, l'Istat userà SFTP. E attraverso internet si accede a un portale, il portale MDE, che serve a monitorare i trasferimenti effettuati e ottenere report di feedback e statistiche sui dati scambiati. E i sistemi che sono interconnessi sono certificati secondo lo standard dell'IT Security Framework del Sistema Statistico Europeo. In particolare, l'Istat si è dotato della certificazione internazionale ISO 27001. Va considerato che questo scambio di microdati riguarderà milioni di record su base mensile con elevata tempestività. E questo ha indotto l'Istat ad implementare una gestione automatizzata dell'estrazione dei dati, della trasformazione secondo la data structure armonizzata a livello europeo, dell'invio e della ricezione, inclusa la fase di cifratura. Tutto questo è stato realizzato mediante Pentaho Data Integration. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi aggiorneremo nel corso del 2022 sull'implementazione di questo nuovo sistema di produzione.